Siamo qui con Maria Municchi, Investment Specialist Multi Asset di M&G. Buongiorno Maria, qual è l'approccio del team Multi Asset? Ad M&G il nostro team Multi Asset ha un approccio un po' particolare nella gestione dei fondi diversificati. Un approccio che è stato sviluppato nel corso degli anni, un team che ha tantissima esperienza alle spalle e che si caratterizza per andare ad analizzare quelle che sono le valutazioni sul mercato, quindi avere una view oggettiva di quelli che sono i rendimenti reali delle varie asset class sul mercato, in base anche ai fondamentali delle varie economie, ma allo stesso tempo sposando questa analisi con un'osservazione attenta dei fenomeni di finanza comportamentale. Molto spesso sul mercato si verificano dei fenomeni di volatilità che a nostro avviso sono molto più legati al comportamento degli investitori piuttosto che a cambiamenti sui fondamentali importanti. Grazie. Per quanto riguarda invece le asset class, quali sono le prospettive che vedete per il futuro? Da un punto di vista di analisi delle valutazioni, ad oggi quando osserviamo i rendimenti reali sulle varie asset class, quindi tenendo in considerazione anche l'inflazione attesa sul lungo periodo, è estremamente importante la figura che otteniamo, quindi una view interessante dove su asset class come la liquidità e come le obbligazioni governative, soprattutto a scadenza breve, i rendimenti reali siano in molti casi addirittura negativi. Quindi un rischio importante per molti investitori e una necessità, secondo noi, di andare a cercare rendimenti su altre classi di attivi. L'azionario resta, dal punto di vista di rendimenti reali, una delle asset class più allettanti. Dal punto di vista di fondamentali, crediamo che le opportunità restano appunto a favore del mercato azionario. In particolare è importante saper cogliere alcuni dei momenti di volatilità che abbiamo osservato negli ultimi mesi, che a nostro avviso sono di natura comportamentale piuttosto che dettati da cambiamenti importanti sui fondamentali, per poter posizionare il portafoglio in maniera efficiente. Grazie.